come si entra nella grande famiglia del cantiere e come si imparano i mestieri che danno energia alla realizzazione di una grande opera. Nei cantieri del Terzo Valico è stato introdotto un percorso formativo per l'inserimento di nuove leve tra carpentieri e minatori. I ragazzi appena inseriti frequentano alcuni giorni di formazione in aula, dopodiché vengono affiancati a dei tutor aziendali e frequentano i cantieri con un addestramento di alcuni mesi. Tutto è iniziato per puro caso, leggendo un articolo sul giornale dove c'era questa scuola di mestieri. Ho avuto la forza di mandare questo curriculum e tutto un tratto mi sono ritrovato catapultato in questa nuova dimensione. Mi sono specializzato come apprendista lancista. Il lancista mette in sicurezza i minatori che vanno a lavorare sotto lo scavo. All'interno della squadra ho trovato delle persone che mi hanno permesso di crescere e ci sproniamo uno con l'altro per arrivare a degli obiettivi. L'escavatorista è una mansione tanto bella, ma a sua volta anche tanto complessa. Lo scavo viene eseguito con martellone per abbattere il fronte durante le operazioni d'avanzamento. Già in passato ero salito su degli escavatori ma di piccola taglia, poi la prima volta che entrai in galleria e sono salito su una macchina così grossa, all'inizio mi sembrava una cosa più grossa di me, poi col tempo, giorno dopo giorno, ho imparato ad acquisire sicurezza. La cosa che più mi piace di questo lavoro è che ho l'opportunità di formarmi. Ho iniziato la mia esperienza in WeBuild come carpentiere. Mi occupavo di realizzare strutture in calcestruzzo armato. In galleria la casseratura più comune è la cassaforma metallica, una struttura articolata dotata di un sistema di traslazione meccanica e di un impianto idraulico che permette di eseguire la casseratura e la scasseratura in maniera del tutto automatizzata. Una formazione effettuata e fatta all'interno dei cantieri è una formazione altamente specializzante e chi affronta il periodo di addestramento all'interno di un cantiere sarà pronto per essere impiegato e quindi contribuirà nella fase produttiva. L'energia che muove i cantieri di WeBuild viene da tutti gli uomini e tutte le donne che ogni giorno con passione lavorano fianco a fianco. Una grande squadra che pensa in grande e costruisce l'Italia del futuro.